Fino a lunedì, giorno dello sciopero, gli stabilimenti navali di Palermo resteranno fermi. Lo hanno chiesto i sindacati a Fincantieri dopo la morte di Angelo Salamone, operaio di 62 anni, schiacciato da una pompa. È stato immediatamente soccorso al servizio interno, insomma, di vigilanza e di infermeria dello stabilimento, portato immediatamente col 118 al pronto soccorso. In un primo momento le condizioni non sembravano effettivamente che portassero a quello che poi è successo, e quindi purtroppo, diciamo, alla morte dell'operaio travolto appunto da quella pompa. Salamone stava lavorando al troncone di una nave quando è avvenuta la tragedia. L'operaio è uno degli oltre 1.500 dipendenti dell'indotto impiegati ai cantieri navali. Man mano aumenta il lavoro, aumentano i lavoratori dell'indotto, lavoratori precari, lavoratori con contratti a termine anche di un mese, e questo è inaccettabile. Per lunedì sono state proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti d'Italia di Fincantieri. Un paese moderno non può permettersi di perdere vite umane nel mondo del lavoro. Chiediamo che si investa di più, che le istituzioni con le parti sociali trovino delle soluzioni per migliorare e arginare questa piaga che affligge il nostro paese. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha effettuato i rilievi nello stabilimento e ha ascoltato i testimoni. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpo della vittima.